Ciao ragazzi, ben ritornati sul mio canale, io sono Barry. Ragazzoni, video lungo, quindi non mi dilungo troppo io. Semplicemente il video di oggi è un video dove vado ad analizzare insieme a Rino, Robby, Matte e anche altri, non mi ricordo bene chi c'era. Comunque andiamo ad analizzare tutto quello che verrà introdotto oggi alle ore 18 su Warzone. Ebbene sì, perché oggi Call of Duty Black Ops 6 verrà integrato all'interno di Warzone, quindi avremo un sacco di novità, soprattutto nell'Omni Movement, ma ci sono veramente tante cose, le andremo ad analizzare tutte quante, così almeno avete un bel video recap, vi guardate questo in pausa pranzo e poi stasera sapete già cosa vi aspetta quando tornerete a casa. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, se secondo voi l'aggiornamento è diciamo un aggiornamento positivo o negativo. Secondo me ci sono aspetti positivi e anche aspetti un po' negativi, però poi vediamo. Insomma, mi trovate in live oggi alle 17 dove testiamo tutto insieme, quindi mi raccomando, vi aspetto, un bacione, guardate il video, bella ragazzi. Anti cheat, regolazione delle soglie di ping per richiedere ai giocatori di giocare partite nella loro regione per ridurre l'abuso della VPN. E questa allora questo ha senso però. Questo ha senso perché in realtà è come se loro stessero testando il tuo account, cioè se tu citti è probabile che entro 50 partite tu venga bannato e quindi non potrai mai accedere alle classificate, capito? Zona di guerra ragazzi, a.k.a. Warzone, mappa, nuova mappa, eccola qua, area 99. La stagione 1... Hanno cambiato i colori, meno male. Sì, hanno cambiato i colori perché probabilmente hanno ascoltato per una volta che ci siamo un attimino lamentati che i colori erano penosi ragazzi, cioè erano tutti brutti, spenti, ti veniva voglia di non giocarla, invece li hanno cambiati, li hanno resi più vivaci, sembra carino così. Ok, quindi la mappa nuova, i colori li hanno cambiati, non sono così spenti, quindi ottimo. Poi qua ci sono le zone di interesse. La mappa grande torna ai suoi primi giorni con punti di riferimento familiari risalenti a prima della distruzione della centrale elettrica di Popovel e l'arrivo di Store. Partiamo dal presupposto che secondo me è già sbagliato far uscire l'implementazione di Bio 6 con una mappa vecchia. Cioè secondo me la mappa grande doveva cambiare. E praticamente Avalon tarda di un anno perché si sono dovuti concentrare su Verdansk, che non è ancora pronto e uscirà in primavera. Esatto, quindi è un po' ce la siamo cercata ragazzi. Cioè, almeno io non tiro in mezzo me perché non lo è che abbia mai pianto per Verdansk, però... A molti magari faceva piacere. Ragazzi, il motivo per cui, secondo me, poi magari mi sbaglio, ci ritroviamo ad avere Uzbekistan per altri mesi è perché hanno dovuto sviluppare Verdansk. Quindi i veicoli saranno un po' più veloci, maneggevolezza migliorata e poi la moto da cross. Saccheggiare, vabbè, nuovo bottino a terra, ovviamente le armi saranno quelle di Bio 6 a terra. Questo è buono, raga, perché in alcuni punti non si vede un cazzo, quindi va bene. Ragazzi, mi viene da ridere, perché ve lo dico sinceramente, cioè ormai dopo 4 anni non ci credo più. Permettetemi di essere diffidente dal credere che domani, incredibilmente, dopo 4 anni si sentiranno i passi. Sono 4 anni che ogni aggiornamento si sente meno, ma domani a quanto pare, ragazzi, avremo un bilanciamento... dei passi, non si sa bene come sia possibile. Poi vabbè, allora ecco qua. Ah no, aspetta, vediamo un attimino. Questa poi sarà esattamente le playlist. Abbiamo Battle Royale, solo duo trio squad, solo duo trio squad. Uzbekistan, sì, Anto. Sì. No, allora raga, niente, mi sa che domani abbiamo solo area 99, che vabbè, sti cazzi, vuol dire Rebirth, anche se non c'è per 4 giorni non piange nessuno. Poi dal 18 avremo sta roba. Adesso andiamo a vedere tutto bene. Arma primaria. L'inventario dell'equipaggiamento sta tornando alla classica esperienza di Warzone, in cui i giocatori possono equipaggiare solo un'arma primaria. C'è una carta jolly descritta più avanti che consente di equipaggiare due primarie, quindi vabbè. Quando sono a terra, i giocatori ora saranno in grado di saccheggiare automaticamente i kit di autorianimazione che si trovano. Minchia, meno male che l'hanno... Meno male, ragazzi, che ce l'hanno fatta. Ah, la porta della morte è il gulag, ok. Sì, ok, ha senso. Ma lo so che minchia, sembrava una roba di fantascienza, tipo che cazzo sono i portali, tipo le porte rosse di Warzone 1. 35% giochiamo. Madonna. Figo però in realtà, eh. Questo raga, questo in realtà è huge perché l'hanno raddoppiato da 2 a 4 secondi, quindi... La durata dell'effetto di scossa. Cioè beh, quando prendi danno da caduta, inoltre il personaggio minchia si inchioda a terra, non so se ti è mai successo. Ci sta. Quando no, tibie, ma ci sta, raga, che l'abbiano ridotto. Perché ci sono delle volte, cazzo, che non muori per il danno di caduta. Muori perché rimani immobile. Cioè, non sei una mummia. Quindi, raga, questo, ditemi quello che volete. Parere mio, questo qua è il miglior menu di COD. Cioè, quello di adesso è troppo sgravato, raga. Perché il fatto che tu ti possa portare dietro 10 smoke, minchia, si è visto, raga. Ormai il gameplay è basato su quello. Se vai a giocare competitive, se non hai almeno... è normale quello che dico io, che uno preferisca avere 4 slot su 5 riempiti dalle smoke e si tenga 6 piastre, piuttosto che avere invece, non lo so, 10... No, non è normale, raga, cioè... Minchia, ragazzi, mamma mia, specialista quest'anno è sbroccato. In realtà è sempre stato sbroccato, ma quest'anno, ragazzi, secondo me irradiato e avvoltoio. Sì. Irradiato, tanta roba. Comunque è un perk che ho usato poco perché... Ma guarda qua, leggi, a sto giro specialista se ti killano non va, cioè scompare, e costerà 30k allo shop. Ok, slot 1 veterano, riduce gli effetti negativi di alcuni equipaggiamenti nemici. Vabbè, granatiere, ok, resistente. Vabbè ragazzi, questo è quello che ti... artificiere, okay. Tipo
No, però aspetta, è misto anche... Ma minchia, raga, ma in realtà c'è una marea di roba, scusa un attimo. Mentre miri verso il basso, riduci il sussulto e prolunga la durata di trattenere il respiro. Vabbè, granatiere, i danni esplosivi rallentano l'aggiunzione della salute, la munizione è nemico, quindi guarda, ti rallentano, ok. Lancia l'attrezzo più lontano, quindi lancia l'eroe più lontano e ti fa vedere la traiettoria. Destrezza. Questo probabilmente sarà... Questo sarà, sì, uno di quelli. Subisci meno danni da caduta, si sblocca il livello giocatore 20. Questo, raga, probabilmente sarà una di quelle robe sbroccate. Cioè, sbroccate. Sarà una di quelle che si userà nel loadout. Tutto bene. Veloce e montanaro insieme hanno messo. Cioè, praticamente è un perk passivo adesso, sopravvissuto. Capito? Cioè, perché adesso se trovavi la sacca, sostanzialmente tu restavi più veloce. Invece adesso, sì, se tu hai questo perk, non è che tu resti più veloce. Sono gli altri che possono restare te più veloce. Vabbè, sì, insomma, il classico geniere sarebbe. Localizzatore sarà tracciante classico. Colpire il nemico da più lontano mentre il tempo. Ah, ok, lo marchi. I nemici che ti abbattono vengono automaticamente segnalati. Ok, quindi l'autoping praticamente. Questo qua è ricognitore da battaglia, no, misto tracciante. Ah, no, minchia, raga, velocista, altro perk della Madonna. Cioè, non. Madonna, ragazzi. Sì. Alcuni perk sono rotti comunque. Vabbè, destrezza in realtà ci sta, nel senso, non è nulla di che, è il classico montanaro. Ah, ma questo qua invece era lo stesso che c'è adesso. Di. Che ti rigenera la vita. Puoi sparare mentre fighti, non è. Cioè, mentre ti piastri. Qua è figo se... No, più che altro se vai a pushare, se in mezzo al fight. Assoluto. Volevo subire danni, vediamo un po'. Minchia, dal 15% aumentato dal 5, raga. Minchia, è velocissimo. È anche risoluto, allora mi sa che potrebbe. Vediamo gli altri. Vabbè, fantasma, ovviamente sempre il solito fantasma. Aspetta un attimo. Massima allerta, però non è mentre stanno mirando. Mentre ti mirano ti pulsa, però... Tipo il rapporto che c'era sui vecchi COD, mi sa. Scusami, percepisci quando i nemici sono nelle vicinanze? Ma com'è che lo percepisco? No, aspetta. Da quello che so, raga, puoi mettere tu un audio. Esatto. Quando ti arriva uno a 30 metri, Roby, fai partire la tromba. Quando c'è uno vicino. Quando arriva. Ragazzi, c'è gente vicino. Eccessivo. Questo qua è risposta eccessiva. Pistolero. Minchia, questa raga, questa qua è forte, ragazzi. Cosa vuol dire? Cosa fa tre danni in più con le primarie? No, anche tre danni, puoi mettere tre equipaggiamenti in più sull'arma primaria. Invece di metterne 5 hai 8 slot. Okay. Però la battaglia, il tuo equipaggiamento fornisce un UAV. Sei figo, eh. Beh, quando giochi di team questo è utile. Minchia, raga, prendi il loadout, hai già un UAV e le scatole buono. Le cartelle, ragazzi, quelle per andare a scuola, vediamo un po'. Okay. C'è quella per l'armatura e quella per le muni, sì. Ah, minchia, raga, ma le corazze massime sono 6 base? Eh beh, su Watson una volta non era 4-8. Scusami. No, era più di 4. Lui dice 7. No, era 5, era 5. Era 5-7. Io mi ricordo 5-7, mi ricordo. No, quando prendevi la sacca per i corazzi erano 3 in più, erano 8. Ah, ok, comunque il base era 5. Ragazzi, okay. La miniera di primavera, nuovo. Già che vedo questa forma mi viene, minchia, un tremolio al culo. Esplosivo innescato dalla prossimità che... No. Sì, ma se te è nuovo, non è bouncing, praticamente è grossa quanto una casa. Però minchia, sarebbe... non è una brutta roba, Roby, Immagina se davvero ti vedi tipo la gente che ti entra in slide, ma sono finti. Sarebbe figo come roba, Tante cose per trollare quest'anno ci sono. Minchia, no, raga, la carica d'urto... No, questa qua quando ti tritano che sei lì con la manina così. Aggiamento massimo schierato. Vabbè, sì. Invece che due. Vabbè, però ci sta. Adesso ne potevi tenere 10, cazzo. Ma ne potevi piazzare solo due. Si cancellava. Invece non ne metti tre. Esatto. Non ne metti tre più pericolosi. Ah, piazzati. Ho capito. Sì, ho capito. Però in teoria ne puoi tenere quante? Perché mi sa che se ne puoi tenere due vuol dire che comunque devi trovarne una terza. Però quando tu entri in una stanza e trovi per terra la lanci una. Poi te ne vai, trovi un'altra, la lanci un'altra, capito? E ne hai tre. Eccoli qua, raga. Frag. Danni esterni ridotti da 110. Ah, minchia, danni aumentati. Madonna, raga. Cosa vuol dire medi? No, le hanno distrutte. Media distanza. E niente, che quando tu hitti uno magari non lo uccidi, però te lo pinga per 5 secondi. Minchia, allora quasi sono... allora raga non faranno tanto danno, perché non ha... Cioè, se hanno aumentato il raggio, ti pinga per 5 secondi e fa pure un danno della Madonna, la roba più forte. Cioè, sarà una guerra da granate d'impatto nei fight. Oh, questo è nuovo, raga. Abbiamo una streak nuova, ragazzi. Oh, ma finalmente ha cambiato le streak, ragazzi. Sia benedetta la Madonna, meno male. Finalmente. Cosa mi hanno rimesso la torretta? Mamma. Meno male, raga. Meno male hanno modificato un po' di streak, cazzo. Meno male. Sono 4 anni che ci sono le stesse streak. Il napalm fondamentalmente è il bombardamento.
No, perché c'è anche bombardamento. Praticamente, minchia, questo è forte, raga. Sono pronto a gridare. Raga, questo in endgame qua è cioè in endgame è forte sta roba, non fai tirare le stricche agli avversari. Finalmente no, torna il king delle barricate italiano, che sono io, tra eccolo qua, ragazzi. Aspetta, qua te lo dico, Quante persone riusciranno ad entrare sotto mappa o in mezzo ai muri? Boh, vediamo. Sì, poi tutta la leverà. Il lancio di equipaggiamento. È tanto, raga, Il tempo tra i segnali è ridotto, quindi pinga una volta ogni secondo e mezzo invece che 2 secondi e mezzo. Vabbè, tanto radar portatile è una roba che se lo prendi, cioè se lo trovi lo tiri, quindi non è che... Ah, è il sensore questo qua, sarà contento Felin. Ah, il flare, meno male. Il flare di rinforzo è il 30% più veloce, anche. Da 3 a 5, i trofei, raga, saranno... Sarà sempre importante avere. Ecco qua, infatti, perché non possono tenere uguale. Al momento del lancio, le armi di Black Ops 6 in Warzone condivideranno valori simili alle loro controparti multigiocatore, come la velocità di essere, lo scatto per sparare e il rinculo. Tuttavia, i profili di danno per un certo numero di anni sono stati modificati per stabilire. Esatto, raga, perché non puoi tenere un'arma uguale del multi e buttarla su Warzone, cioè non puoi farlo. Allora, queste qua sono le nuove armi: il Krieg, più d'assalto completamente automatico. Ci gioco mia madre, che sarà meta. Danni elevati, ma no, minchia. Danni elevati e maneggevolezza media, ragazzi. E la SAUG, raga. La butto lì, raga. Possibilità che il meta sia questo di AR SMG. Allora, andiamo a vedere quindi il bottino, distribuzione del bottino. Questa roba qua è buona, che finalmente te lo distribuisci in maniera sensata, che non devi stare a diventare matto. Aspetta un po'. Cosa vuol dire nel bottino rimozione dei seguenti elementi? Serie di decisioni, mina grappolo, drone zanzara, guardiano, drone bomba, quelli li hanno tolti. Oh, ok. Tutta la roba che hanno tolto dal bottino. Ah, mina, claymore. Vabbè, ma perché non c'è più la claymore, mi sa. Regie migliorie, modelli aggiornati, fisica migliorata, fotocamera migliorata. Fai anche le foto se vuoi. Puoi fare un safari. Bello, bello, no, però in realtà devi leggere questa roba qua, è importante. Il nostro obiettivo è quello di rendere la guida più divertente, con una maggiore manovrabilità e una fisica naturale, facile da usare ma anche padroneggiabile. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo rimosso le gomme a terra e la riparazione del veicolo e il carburante, raga. Tutte dinamiche che personalmente trovavo inutili. Cioè, un po' troppo, too much. La gomma a terra ci stava per rompere il cazzo e non farlo più ripartire, sì. Però se dall'altra parte, minchia, il veicolo è ottimo, ti dico, lo preferisco, Roby. Cioè, sti cazzi. Aspetta un po', che qua voglio farmi due risate, ragazzi. Aspetta un po'. Allora, siamo entusiasti di presentare la nostra migliore esperienza audio della categoria a Warzone, con l'introduzione della funzione HRTF, Heard Related Transfer Function, tramite Universal Profile in modalità cuffie migliorata, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Ragazzi, io sono estremamente curioso di capire questa roba qua. Audio di rottura delle piastre dell'armatura. È stato aggiunto un nuovo audio per indicare che le piastre corazzate sono state distrutte. Ok. Chat di prossimità. Ma esatto, ma infatti, scusa, stavo ragionando, cioè, quest'anno, ma c'era su Almazra, c'era. No, ma anche adesso quando cracchi uno lo senti, no? Senti crrr, così, tipo, cioè il rumore che minchia, sì, rompi le corazze. Tipo, io ho messo quello di MV classico. Questo era quello che avevo visto su Twitter e vi dico una roba. Quando ho visto questo video non ho guardato i commenti del tweet, no? Perché volevo un attimino capirci io, no? Prima ricordo che quando ho visto questo video e avevo sulle cuffie, prima di leggere i commenti, la prima cosa che ho pensato, ho detto, cazzo, ma a me sembrava che stesse arrivando da dietro. A me sembrava che, visto com'era il personaggio, mi sembrava che arrivasse da destra ma da dietro. Cioè, i passi li sentivo arrivare da dietro. Poi te lo vedi sbucare da davanti. E ho detto, boh, minchia, guardi i commenti, ragazzi, del tweet erano solo persone che, come me, avevano scritto, ma, cioè, ragazzi, ma da sto video sembra che l'avversario arrivi da dietro. E invece ti sbuca davanti. Sembrava da dietro. Vero. Io mi ricordo, ma perché l'ho detto, questo video qua l'avevo già visto, è vecchio di Twitter, l'avevano già fatto vedere. E mi ricordo che la prima roba che ho pensato, ho detto, cazzo, ma se questo è il nuovo audio, qua abbiamo già un problema, perché non è possibile che mi fanno un video di presentazione, mi sembra che mi arrivi da dietro il nemico ma arriva da davanti. Niente, ragazzoni, questo è tutto quello che verrà inserito oggi alle ore 18. In realtà non tutto, perché ho messo tante cose, ma sono cose abbastanza irrisorie, anche perché comunque parliamo di un'ora di VOD riassunti in un quarto d'ora circa di video. Però ho messo sicuramente le cose più importanti. Mi aspetto un vostro commentino, ragazzi, con un vostro parere, se quello che avete visto vi piace, siete gasati oppure no. Io vi aspetto in live alle ore 17 per andare a testare tutto insieme. Grazie mille per la visione, bella ragazzi.